Il progetto Safeng, Patrimonio Culturale, nato dalla collaborazione fra Tema Sistemi e l'Università di Ferrara, ha come scopo quello di promuovere la ricerca scientifica per studiare nuovi brevetti di nuove tecnologie e metodologie per salvaguardare dagli incendi il nostro prezioso patrimonio culturale. Anche Green Building Council Italia, GBC Italia, è stata coinvolta in questo importante progetto. Presidente Mari, se parliamo di resilienza e sostenibilità del patrimonio culturale, il progetto Safeng rappresenta la soluzione? Possiamo dire che rappresenta sicuramente la parte importante che è la ricerca e la parte importante che guida verso l'innovazione. L'innovazione è al centro di sostenibilità e resilienza e non potrebbe essere diversamente. Quindi diciamo che pone le basi per il corretto approccio legato alla sostenibilità e alla resilienza nell'ambiente costruito e negli edifici. Tra l'altro, GBC Italia è fortemente impegnata sul versante degli edifici storici, giusto? Sì, noi, la nostra community ha definito prima al mondo un nuovo paradigma che coniuga sostenibilità con gli aspetti storico-culturali, quindi sustainability and heritage, si dice in gergo. Quindi unire questi due aspetti per noi è molto importante. Primo perché è una lettura autentica che il nostro paese dà alla più blasonata e diffusa cultura anglosassone della sostenibilità nell'ambito edilizio. Secondo perché porta a valore la grande competenza del restauro nelle filiere edilizie progettuali, edilizie italiane, e terzo, proprio perché questo tipo di connubio e approccio stimola moltissimo l'innovazione. E da questo punto di vista il progetto Safeng ha preso la palla al balzo in modo da rendere in qualche modo una innovazione non solo capace di risolvere il problema specifico, ma di ben integrarsi con una logica sistemica e un approccio olistico legato alla sostenibilità anche negli edifici storici. Quindi cultura, know-how italiano che potrebbero anche essere trasportati all'estero, una conoscenza, che può essere divulgata anche in altri paesi. Sì, l'Italia ha una serie di asset di grandissimo valore. Sicuramente questi sono legati agli asset immobiliari, ma ci sono altre tipologie di asset, la competenza, la conoscenza e il saper fare che si è sviluppato nel nostro paese. Ecco che allora, utilizzando degli strumenti che danno una chiara lettura, una chiara misura e un chiaro valore complessivo dell'edilizia sostenibile negli aspetti e negli edifici storico-testimoniali, allora questo diventa interessante e attrattivo anche a livello di paesi anglosassoni, piuttosto che per il mondo intero. Che cosa succede nella sostanza? Che ovunque si stanno realizzando processi di edilizia sostenibile, anche la finanza, con il Taxonomy Report, sta investendo maggiormente, utilizzando una leva sempre più importante che è la green finance, quindi identificando edilizia sostenibile. Ecco, esiste una nicchia che oggi non è coperta, ma lo è tramite il nostro approccio, che è quella del restauro sostenibile, che ha una grande domanda internazionale. Su questo la nostra community, di cui Tema Sistemi fa parte come socio, ne siamo contenti, insieme a tutti gli attori della filiera edilizia immobiliare, ai leader di questa filiera, ecco, insieme a loro stiamo internazionalizzando il protocollo GBC Story Building. Questo vuol dire che tutto ciò che è il saper fare, sia lato materiali, prodotti e sistemi, sia lato progettazione del restauro, sia lato, diciamo, delle opere di restauro e gestione degli edifici storico-testimoniali, diventa interessante a livello mondiale. E questo è un fenomeno che aiuta molto l'internazionalizzazione e aiuta le nostre competenze a varcare le frontiere del nostro paese.